Solo 56. Shkiri with the cross, headed out firmly by Matteo Gabbia. Chance for Milan on the counter-attack. Sprinting down the right is Junior Macias. Takes on Pedersen. Oh, fabulous. Well, that was a masterclass in finishing. He may be 34, but that shows the class of Olivier Giroud. Here's the build-up. Great ball down the right to the 34-year-old striker. Not an illustrious player in his playing days. This is Giroud. Oh, once again, Olivier Giroud showing that he is the master craftsman. 2-0 for Milan. 34 minutes gone. What a great goal. Once again. There goes Giroud through the middle. Loses his marker very cleverly. And then angled shot into the far corner. Gets his foot right round the ball. It does take a deflection. It does take the slight. Dentro da Foden Ballo Touré. Eh sì, netto fallo da dietro su Ballo Touré. E rimane, sì, sì. Parte il sinistro di Olivier Giroud e il Milan accorcia le distanze. Sempre con lui. Bella questa immagine, Olivier Giroud va a prendersi il pallone come se fosse una partita vera, come per dire non è che siamo qui a perdere 3-0 noi, eh? Beh sì, per quanto sia un amichevole precampionato, comunque sia messa la partita 3-0 dopo 25 minuti, bella l'indicazione di Giroud. E niente, speriamo che il Milan insomma ricominci a rimettersi in carreggiata. In verità, forse un pizzico di errore, non è piazzato benissimo. Però la partita della vita per loro. Yasin Adli all'indietro, Radecruri ce la sposta e arriva il 2-3 con assist di Yasin Adli, ma Radecruri qui si è inventato il gol. 2-3, 5 minuti per non perderla questa partita, Daniele. Sì, bellissimo gol, bella anche la palla per Adli da parte di Salemakers, ma sì. Un gol veramente bello, una bella azione. A goal of real quality from the Milan number 17, and it's come out of nowhere. They've been the stronger side. Vietti have defended well so far, but they trail in the blink of an eye. Milan do double the lead within 2 minutes after opening the scoring. Vietti never quite got set up again after conceding the first, and all of a sudden it is 2-0. Ante Rebic made the finish look easy. Goes across the box. Like shooting chance over the top. That's by far the best we've had from Vietti today. Slightly loose touch, but he's used incredible pace to get round the back there and knocks it across for a third goal. Again, Milan scored out of nowhere. Hernandez looked to have lost it. He went all the way past and just knocked it into the middle where Junior Macias was waiting. And the Brazilian. An absolute tap-in in the end. A load across the middle. Salmakers is there. Defended on the line. It's tapped in on the rebound, though. Yasin Adli makes it 4. And just as they did in the first half, Milan strike twice in a matter of minutes. Frustration for Wolfsburg, who've defended well for large parts of the game. But when the 19-year-old, let's say youth player, they do on the follow-up. It's a great delivery and it's headed in for 5. Clinical stuff from Milan. Foden Ballo Touré with the ball in. And it was just knocked straight in
and keeper Guttelbauer had no chance from that kind of range. Milan just not giving up when the attack seemed to be dead. It looked like it had gone through everybody. Number 97, Jasic, it's a good ball forward. By Mbemba. Hernandez looks to get forward, it's Diaz now. Shooting chance, and the opening goal for AC Milan, scored by Junior Masias. Milan celebrate, the crowd go quiet. It was a brilliant break. Rebic and Hernandez heavily involved. It was Diaz onto Masias, and Hernandez here, of course, we're going to talking to from the referee. Masias, good play. It's Giroud. It's 2-0. Olivier Giroud returns to France, and he's on the score sheet in France again. Another good goal from AC Milan's point of view. The goal scorer. Dentro per Tonali, il tocco per Ante Rebic, poi per Rafael Leão. La pareggia il Milan con Rafael Leão al minuto 10. 1-1. Sì, quello che chiedeva Pioli, un Leão in linea con la linea difensiva, più aperto, e questa ripartenza del Milan dove trova il gol di Leão avviene proprio... L'abbiamo vista diverse volte nel corso della scorsa stagione. Là, quel sinistro, preferisce allargare ancora da Leão, cross in mezzo, Messias! Da solo, di testa, Junior Messias, praticamente il capocannoniere di questo precampionato rossonero. Va sempre in gol, 2-1 Milan. E anche questo gol nasce dal riferimento di Leão, che si allarga, altezza linea difensiva del Vicenza, riceve palla, ha deciso di crossare, crossa molto bene. È stato molto bravo Messias a picchiarla bene di testa. È partito con un piglio diverso questo Milan. L'altra variabile con Rafael Leão. Ancora per Teo, dietro Rebic! Ante Rebic! Questo è un gol veramente d'allenamento, perché Teo Hernandez e Ante Rebic si sono capiti al volo, tanto quanto si erano capiti Teo Hernandez e Rafael Leão. Giocata a memoria, che forse è l'arma vera del Milan. Questa è una, sì, è una giocata a memoria a sinistra. Il Milan ovviamente, quando parte Teo in combinazione con Leão, diventano devastanti, ma la cosa bella è che sono giocate tutte di prima, e quindi anche i tempi con cui Rebic attacca. È sempre pronto un Ante Rebic che, parlavamo di Junior Messias, che ha iniziato una stagione alla grande. Ante Rebic a dimenticare Charles De Ketelare. Nel frattempo Teo Hernandez, come l'ha presa con la palla Teo Hernandez! 4-1 del Milan con Junior Messias, che la tocca all'ultimo sulla linea. Matteo Hernandez ha creduto in un pallone, ha rubato decisamente. In caso di problemi muscolari, di ritrovarlo in quella data, colpo di testa, e arriva anche il quinto gol del Milan con Ficaio Tomori. 5-1. Sì, bella scelta di tempo, un po' ferma la difesa del Vicenza, però Tomori l'ha indirizzata bene. Ficaio Tomori per il gol del 5-1. L'erba di Wimbledon è l'erba del 20, ma il 6-1, il primo set del Milan, lo firma Ante Rebic con una prestazione secondo me straordinaria. Sì, sì, ha fatto un'ottima prestazione, ma così come tutti i suoi compagni, soprattutto nel primo tempo. Quindi un Milan che dal punto di vista della proposizione offensiva produce e fa sempre vedere qualcosa di interessante. Valentina. Anche perché... quando Ante Rebic è in forma, e questo l'abbiamo visto anche in campionato lo scorso anno, ha avuto più infortuni del primo.